un segno di civiltà e di presenza sul territorio. Nella mattina di Ferragosto è stata inaugurata la nuova garitta della Polizia Municipale della Stazione Centrale, in piazza Garibaldi. Sarà presidiata 24 ore su 24, tutti i giorni, da 10 agenti di Polizia Municipale, individuati e formati per le particolari esigenze di servizio, che a turno assisteranno cittadini e turisti, vigileranno sui cantieri della zona, come quelli della stazione e della metropolitana, forniranno assistenza ed informazioni, garantiranno ogni funzione istituzionale e saranno anche abilitati a ricevere denunce da parte dei cittadini. In tempi decisamente rapidi siamo riusciti a realizzarla con l'impegno di tutti, anche con l'impegno di grandi stazioni, Metro Napoli e soprattutto con l'impegno della Polizia Municipale, che da oggi in poi garantirà qui con presenza H24 un'assistenza continua per i flussi di turisti, viaggiatori e anche per la fruibilità stessa della piazza. La struttura sarà anche a disposizione dei turisti e dei viaggiatori che non possono accedere alla stazione negli orari di chiusura notturna e vede la luce oggi dopo una promessa dello stesso sindaco in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Beh, devo dire che piano piano la stazione di Napoli sta acquisendo un volto di una grande città internazionale, la stazione, la metropolitana, che a breve tra febbraio e marzo vedrà l'apertura del tratto linea 1 Piazza Garibaldi. Questo è un presidio di sicurezza e di accoglienza. Polizia Municipale, H24, tre unità che parlano anche lingue straniere, quindi di sicurezza ma anche di accoglienza, perché Napoli sta vedendo molti turisti quest'agosto, quindi un bel segnale.